Eccoci qui. Ciao. Buonasera. Finalmente si inizia l'ultimo, non l'ultimo, no. L'ultimo step della conquista della Lega Pokémon, andando proprio alla Lega. Come dico sempre, questo video andrà su YouTube. Giustamente da domani spero di non avere problemi e di riuscirlo a caricare, perché tanto ormai la copertina è fatta. Domani mi ci metto, domani sera lo facciamo. E detto ciò, si parte. Andiamo. Let's go, Eevee. E si va. Se vola. Se vola. Tutte queste belle immagini dei dolci quando io non posso mangiarmi i dolci. Yeah. Quanta magna, dottore? Dove te la devi venire? Sì, sì, sì. E va. Io non sento niente. Come non senti niente? Ah, perché non è attivo. Senti adesso? Sì. Adesso sì. Sì, quanto è bello Dragonite. Ma mi hanno detto che sia sicura qua. Brutta moscaccia. Aspetta che... Vedo sia gli spettatori, guarda, vedo sia gli spettatori, vedo da quanto tempo sto in clip, sono qua. No. Poi vedo pure la live, come no? Tutto piccolino, vabbè. E allora? Quanto bello. Ah, la prima cosa che volevo fare io è andare su... Andare su e entrare qui, perché almeno l'avrò come cosa per volare. Entriamo con Dragonite e spacchiamo tutto. Questo cosa? Sì, chiamo proprio piano io. Ciao. Questa è la Lega Pokémon. Ehi, aspirante campione. Alla Lega Pokémon devi affrontare uno dopo l'altro Super 4. Se perdi dovrai ricominciare da capo, fai attenzione. Dai, sia il market che... Ma intanto curiamoci Pokémon, che dovrebbe crearci il salvataggio per ritornare qui. Una cosa che abbiamo visitato. A che livello sei con i Pokémon? Tutti al 60 circa. Ok, buono a sapersi. C'hai tutti gli starter e c'hai Raichu. Non è la squadra che avrei proprio voluto, ma ormai ce l'ho da un po'. Ciao. Io sono Memorina. Conosco tutte le mosse che i Pokémon imparano crescendo e posso far ricordare loro quelle che hanno dimenticato. In cambio ti chiedo solo una squama cuore. Vuoi far ricordare una mossa? Sì, imparo zero pugno a Dragonite. La squama pugno dove la prendi? Squama cuore. Squama cuore. Chi te la dà? Ehi, quando lo coccoli. E poi ogni tanto te la danno quelli a Dragonite. Iperraggio? Oh, dove sta? No. Non c'è. Ma dai. Ma che sta succedendo? Con il mio sguardo? No, non c'è. Codadrago, oltraggio. Iperraggio, no, che era? No, a me serve per battere i Pokémon di tipo drago, cazzo. Se fai oltraggio? Sono 10. Io volo e surfo. Devi tagliare i surf perché non è uguale, però porca me. No, devo andare circa allora zero pugno. Vediamo se ce l'ha pure. Quello da 3, quello là al market che ti vende, vedi un po'. Benvenuto. Io zero pugno non l'ho vista. No, ma non c'è, la vista ieri smala giusto, ma non c'è. Non c'è. Non ci siamo ancora. Vediamo. Sono avanti. Qualcosa. No, avanti. Ci abbiamo una live da mandare avanti. Attendo il coach nel percorso 21. E basta, non la vende nessun altro. No, però ce la dovrei. Io ho battuto tutti gli allenatori. Quindi un po' porta MT?
Non mi viene il percorso di 21 e quello che ho fatto là che non ho fatto. E sparo. Torniamo indietro, faccio quello lì, Qual è in il quel caso percorso? giochiamo insieme. Non ce l'ho infatti. No. Sgenerato, era buono, no? E il percorso 21, la mappa dove era La mappa davanti? sta accanto al coso. Dovrebbe stare. No, dietro di là. Di solito sta sempre nei centri po. Sì, ma se abbiamo pure la mappa che ci ha dato cosa, però dove cazzo ce l'ho? Chi? La madre. No, la... Ma Mappa dov'è? città. Ah, ecco. Ah, non era lui. Spiego il percorso 21, percorso 23. 21 è questo, vaffanculo, ma te che l'hai saltato. Dai, non me lo di. Sì, l'ho saltato. Vedi io che giro faccio, Ma ma io l'ho che fatto faccio? tutto, però ho detto quello là. Tu sei buono! Saltiamolo tanto per... Indeciso? Aspetta. Oh, piccolino però lì, aspetta. Segno d'assenso, d'assenso. Non si può volare. Ehi. Vai, E va vai, vai, vai. dai. Come per dire, Sembra che parla proprio. Cioè, porca vacca. siamo proprio di scorsoni, per Senti, dire. a me il joystick, Sì, voglio camminare no, più vicino. andiamo insieme, no, andiamo insieme. No, la lega me la vuoi guardare solo, No, però. vabbè, ma lega. Lo sai perché? Perché poi la lega e poi me la farei con te. Tu però poi te la fai da sola quando giochi da sola, è quello. Eccomi. Ma non vuoi. Però ce l'hai su. Guarda il taglio. Allora. Cos'esce? No, no, ma tanto. Allora. È È con entusiasta che ha comincia cominciato a ballare. carino, Quindi, ma così. allora, alla ricerca di gelo pugno, mannaggia a me, e poi si va a Perché c'è il affrontare la lega. teletrasporto? Ma c'è ancora? Quando? Chi? Lo prendi. Ah, ancora non ci sono Ma arrivata, penso di allora. no. Oh, oh. Viva, Ma ciao, te perdo. scusa, è vero. Vabbè, tanto Marco ci Guarda, combattiamoci. ciao. Se no. Salmi. Ma poi Dario. dove sei? Coach degli Quella, lei. stivali. Questa è lei. Tacci tua. Ti stumello. Da 5 spettatori a 2, no? No, 5, quando è stato? Sì, un attimo Ah, parliamoci. so. Melanie. Praticamente il coach è lei, però non lo so. Io il ciò. Rachel. Serva. Mazza, Rachel al 68 ce l'hai. Eh sì. Ma tu qualcos'altro che hai. Qualche altro Pokémon hai scambiato? No, perché le cose che mi hanno chiesto non ce l'avevo. Scusa. Ma Aspetta, ha scambiato la tenis squadra proprio non ho più niente, però. solo Raichu effettivamente. Sì. No, no. E tu fulmine adesso, lo dico a 68. Blitz. Ma 68 con Jinx a 44. Sono stummelli proprio. No, anzi no. Vabbè, Marta dopo. Vediamo. Piano, vai piano. Ma non possiamo cambiare un po' quando siamo così. Ok. Ah no, ancora. Oddio figlio, visto? Ah. Beccia. No, c'è questo. È super efficace, invece. E babun cia cia. Poco buono. Vediamo un po'. Basta, ce ne dovrebbe più. Piano. No, non c'è più modo, tanto me lo dice lei. Tanto Ah. leggiamo quello che ci dice. Accidenti, ci sai fare. Tieni, ti do un regalino. Te sei Eccola, giovane, dai. sì! Vaffanculo. Drago ed erba. Che? Ha effetto, su drago ed Eh erba. sì, infatti è per quello che gli avevo imparato, soprattutto per il drago. Allora, MT. Gelo pugno, sì. Dragonite.
Al posto di surf. Sì, perché la mossa surf è una mossa speciale, quindi non è fisica. E mi serve lui contro i tipi drago. Ma lo straggio che cos'è? Il taglio è una mossa di tipo drago che però al secondo attacco consecutivo lo fa confondere. Ah, a lui stesso? Sì. Ha preso le orecchie! Aspetta, io lo vado a grattare. Ah, l'ho fatto starnutire, Ah, eh? Sì. davvero? Però stava più vicino con la faccia. Stava più vicino con la faccia, poi Però è dopo. starnutito! No, era starnutito, infatti ho detto no cavolo. Poi te la faccio vedere nella live, la Sì, sì. live di. Era più vicino con la faccia, ci ho provato di nuovo. Fatto starnutito, fratello. Io l'ho lanciato qua non per sentirevi. E andiamo alla rete. Ci sono servite anche altre. No, Dai, abbiamo vedi? battuto insieme. Oddio! Ma quanto sono carini! Allora, il primo a Pokémon di tipo lotta e roccia. Quindi, se mi ricordo bene, come primo Pokémon ha Onix. Io metto lui perché. Blastoise. Ma lo sai che ti Ma uno dico? dopo l'altro e poi cambia Pokémon oppure uno dopo l'altro proprio? Così. Meno Saur, almeno lo facciamo. Lo usiamo. Perché Blastoise mi servirà anche più avanti. Addirittura. Ah, tu che c'hai? Ehi allenatore, io vado molto fiero dei miei Exeggutor. Sono disposto a darti uno in cambio di uno dei tuoi. Che ne dici? Io non c'ho Exeggutor. Non ce l'hai? Non mi ha ancora capito di catturare una, quindi niente. Perché lui dà quella Lola che ha il collo allungato. Hai comprato tutto quello che ti serve? Hai rimesso in sesto la tua squadra? La vera sfida comincia adesso, quindi assicurati di essere pronto al 100%. Ah, vediamo tutto quello che mi serve. No, proprio un Super po' po iperpozioni, pozione iper max. pozione, tanto per sbrigarci, perché non me lo deve aspettare tanto. Le due pozioni non ce l'ho mai. Mazza, io ho tutto tipo 300, Sì, ce n'è tipo 10. Che 300. Perché non voglio spendere tanti soldi, ma. ci ti fa? Non si può mai sapere nella vita cosa mi Madonna, succede. ti vuoi mettere i soldi da parte? Ma Come lui. facessi in vita reale? Infatti lo faccio. Ah, io non è vero, Ma io non tu lo no. faccio. Ma sono soldi telematici questi, su, dai. Ecco. 60.000 per 30 Il rivitalizzati. revitalizzante è più probabile che ci possa servire. Che morirai, dice, potessi morire. Riguriamo. Timore questo posto. Cosa? Bella lega. Ah, se l'hanno mantenuta come quella che conosco, non dovrebbero. È più difficile. Sì, infatti hanno reso un po' più difficile, però. Scusa, scusa. Che io imparo? Venusaur che gli puoi imparare? Vigor colpo è una bella mossa erba. Ah. Solo a raggio perché non me lo impara? Perché. Ah, mi fa imparare pure quelle dopo. Io sono a raggio non ce lo impara dopo. Buono solo a raggio. Vabbè, ma me lo impara dopo. Ma volevo vedere un attimo cosa. Raichu. Ma c'è loro che mi fa imparare. Mazza. Niente di che, uno shock proprio. L'unica buona sarebbe bruciapelo che attacchi per primo e fai tentennare l'avversario per quel turno. Charizard da me. Onda calda, sgranocchio. Seconda calda, se me la imparavi sarebbe stato pure un bel Pokémon. Tu non gliele puoi imparare queste qua. Sì, la posso imparare adesso, però Etere capisco lama che cos'è? che me la impara con quella cosa, dando il livello. E io spiego lei la cosa. E allora, andiamo. Questo.
Non sono riuscito a battere nemmeno la prima. Madonna, quanto sei scarso. Che batosta. Spero che tu sia pronto per delle lotte di altissimo livello. Ah no, la prima è tipo ghiaccio. Fermate. Che c'è sei tipi. Qui inizio la sfida contro i Super 4. Dovrei affrontarli uno dopo l'altro. Se vinci si aprirà una porta per raggiungere l'allenatore successivo. Buona fortuna. Se è ghiaccio devi usare Charizard. No, perché usano pure mosse tipo acqua, però lui ghiaccio no. E si rimette Dragonite, però no. Coraggio si vince facile, perché tanto faccio solo il fulmine. Coraggio a prescindere c'è il 68, loro da quanto staranno i copi con loro? Saranno 60 o qualcosa del genere. Charizard però info. Niente, ce la posso fare. No, info ci stanno, devi vedere. Devo vedere le mosse, ma sotto il portale. Beh, è messo bene, però. Volo ce pure. Ce lo teniamo come riscotta Raichu e vediamo dove ce le abbiamo. E si inizia. La Lega Pokémon. Oh. Settavo. Che squinzia. Me l'avevo dimenticata lei che c'era lei. È proprio prima. Una squinzia, proprio carina. Mi piace proprio lei. Poi qua c'era tutta l'acqua nel coso. Ah, ma tanto la aprono per tu me. Tu ci potevi pure pescare. È proprio bella, mi piace lei. Allora lei, benvenuta alla Lega Pokémon. Eccoti finalmente, ti stavo aspettando. Ce ne hai messo di tempo. Sì, perché ti sei incontrato con lei prima di... vero, è vero. Beh, lascia che mi presenti ufficialmente. Allora, io sono Lorelei di Super 4. Nessuno conosce i Pokémon. Accetto, sì, ok. Va? Sì, accetto. Nessuno conosce i Pokémon di tipo ghiaccio meglio di me. Congelare i propri avversari è una tattica formidabile. Vedrai, una volta congelati, i tuoi Pokémon saranno alla mercé dei miei attacchi. Spero che tu sia pronto. Che gnocca. Bello. Bella. Cepia. Eh sì. Ah, gnocca. Cepia. Yugong. Tu calcola, questa te la battevi facile con Pikachu con tutti i fulmini. In generale, poi il fulmine da stancare. 5 Pokémon c'ha. No! Si ripari, una cascata. Oh merda. La cascata è bella forte, l'hanno resa. Vai con Breccia. Che tanto è forte, poi sul tipo ghiaccio. Ma è culo, quanto sei buono, quanto si gira. Però si girano poco, che sembrano paurosi, però capito? Vanno così, no, così. Vedi, il prossimo attacco è Jinx. Allora, no, facciamo sempre lui. Vai, Raichu, quanto sei carino. Jinx che tipo è? Ghiaccio. Evita l'attacco. Grande. Vai Raichu. Quindi sono 4 personaggi con 5 Pokémon in uno. No, sono 5 però. Poi sono i 4 Super 4 e poi il campione. Ah. Cloyster. Se batte facile perché tanto è tipo acqua ghiaccio, quindi. Il fulmine. Vai, un fulmine. Questo per loro oggi. Vale. Lapras. Che Lapras è sempre di acqua ghiaccio, quindi sempre fulmine. Tutto bello Lapras, mi è sempre piaciuto Lapras. Ma sembra poco, infatti. Ma proprio anche nella storia mi ricordo che era sempre cioè proprio bello, carino. Idropompa e colpisce? Facci tua? Tutta ma non l'ha tirato indietro? Che te? La vita non l'ho vista, non la vedo più. Era proprio un bel personaggio pure qua nell'anime. Sì. Tanto bravo, buono. L'hanno fatto fare come un Pokémon buono che aiuta. Sì, oh bello. Quanto dolce. Oh, 69. Dura la velocità, sta
Slowbro. Slowbro che è? Sempre acqua. In teoria è acqua psico, non so perché ce l'ha come proprio un ghiaccio, vabbè. Buono, vabbè, è vero che nella prima generazione ce n'era una malapena di vedere proprio un ghiaccio, effettivamente. Non è possibile! Dammi 10.000 soldi, stronza! Però sei diventato davvero forte e va bene. Prosegui pure alla prossima stanza, ricorda bene però. Ricorda però, questo non era che un piccolo assaggio, la vera potenza della Lega Pokémon è ben altra cosa. Ma se ti stai dicendo da sola che sei una pippa proprio in mano. Tu ti puoi curare adesso? Sì. Adesso cambio squadra e sposta. Il prossimo chi è? Il prossimo è Bruno. Bruno. Che è un allenatore di Pokémon di tipo roccia e lotta. Preciso, faccio lotta, quindi sono sempre gli allenatori, sono eccolo che è. Oddio, perché caldo qui? Non mi dica che lui fa un tipo fuoco adesso. No, cazzo, io niente, fuoco metti Blastoise. Lo so, mi dispiace, ma nel dubbio a fuoco sembra. Io sono Bruno delle Super 4. Con un rigoroso allenamento le persone i Pokémon possono raggiungere livelli di forza inimmaginabili. Nella mia vita ho sempre allenato Pokémon di tipo lotta e non ho intenzione di smettere. C'è due Onix, cazzo, nel portale. E il tuo nome è Mad Den, giusto? Io e la mia squadra ti annienteremo con la nostra forza sovrumana. Oh madonna. Wow! Te lo dico. È per terra, ma cosa è seduto? È quello. Sembra lotta a fuoco. Possibile. No. Che è successo? Il 20 al rotto questo non potrebbe. Ho iniziato a fare cuore. Tipo lotta, dove lotta? La Onix è sempre battuto da Blastoise però. Sì, però perché poi Blastoise mi servirà dopo per questo. Aeroporto. No, dopo mi servirà per Nero Bursa contro il Bispetto. Ciao Onix. Onix, mi dispiace. Ciao Onix. Forse con Venusaur te la saresti potuto abbattere un pochino. No, non manco il Venusaur, però. Hitmonchan! Io ci mando lui. Ciao Zard. Sì, volevo andare a Dragonite, però anche Charizard c'ha attacco d'arte. Sì, un volo. No, quello non l'ho imparato. Qui l'ho imparato. Non c'è quello che hai imparato. L'ho imparato? Sì. Uguale? Sì, le mosse tipo volanti sono forti mentre le mosse tipo lotta. Volo via. Poi gli casca addosso. Ma la buccia c'è! Ok. Bello, hai visto un tramoscio? Sembra tipo un coso. Hitmonlee, la stessa cosa penso. Il bambino della miscellanea sono per le cose. Sono per le gambe. Mi ricorderò sempre la prima volta che combattendo contro di lui. Non era la prima volta che combattevo contro di lui, però era la prima volta che mi è successo quella cosa. Uguale. Non cambia Pokémon, non utilizza Charizard così a me. Cioè, mentre stavo combattendo contro di lui, riesce a schivare un attacco che feci io, e mi fece l'attacco con Hitmonlee, calcio in volo. Calcio in volo è un attacco che se non becca l'avversario si schianta addosso al muro e ti dice proprio, effetto calcio in volo, ma fallisce. Il Pokémon continua ad andare avanti e si schianta addosso al muro e gli si leva l'energia. Sono scoppiata lì, sono arrivato. Credo. Chi è quello lì? Sì. Non l'avevo messo lì. Questo è simulato. Ti fa vedere tutte le cose. Oh. Si è fatto frana. Non l'avevi ucciso quindi? No, non l'ho visto.
Io ti faccio vedere una mia volta. Che ti fa una felice. No! In testa di cazzo, tentenna. Tira di drago. Ma cosa? Vabbè, dopo. Oh, dai. Chi è il prossimo? Tipo che non lotta. Sì, c'ha due Onix e tre Pokémon. Come ho salito? Li hanno mantenuti come nella cosa. Infatti ora dopo c'è la Ghastly, Gengar, Hunter. Non mi ricordo che altri. Poliwrath c'ha. Come Poliwrath? Cazzo, cambia. Mi sono usata. Raichu o Venusaur. Non lo so, dai. Una volta puoi combattere anche tu. Pokémon lotta acqua. Sì, un po' di gratte, poi come lotta. Io sono rimasto male, diceva due Onix. Che cazzo è bene? Tutto vero, colonna. Troppo forte. Che cazzo. Devi fare un assorbimento il modo. Diminuisce pure l'attacco, quello bello. Con troppo forte il Pokémon che lo usa diminuisce pure l'attacco. Bravo. E sì. Che bella sta cosa, sta mossa, mi piace. Il problema è che se la usi per primo è inutile, perché se gli levi energia a lui non ti ricordi. Vabbè, giustamente, perché si è stato attaccato. La sua è livello 61, per aver ucciso un Onix. Dai, 10.600. Il nostro compito è finito, vai. Una nuova sfida ti aspetta. Ma quell'altra mi ha fatto un discorso di mezz'ora tutto parole. Cosa ferro? È ferito nell'orgoglio. Non pensavo che. In teoria loro là stanno per essere battuti effettivamente, mo. Teoricamente sì. Adesso ci sta Agatha. Cristi. Sì. Ciao. Come oh, devo aspetta, dove vai? In teoria già c'ho il Pokémon che mi ha detto. Blastoise. Sì, perché c'è Nero Pulsar. Nero Pulsar è forte un tipo di rispetto. È inquietante. Io sono Agatha dei Super 4. Sembra che Oak sia molto interessato a te. Molti anni fa era un uomo forte e affascinante. Nulla a che vedere con il vecchietto riconosciuto tu. Adesso Oak vuole solo sistemare il suo Pokédex. Che sciocchezza. Niente, posso. I Pokémon sono fatti per lottare. Ma Dan, ti farò vedere io come si fa sul serio. Ma guarda che sia troppo bello, eh? Sì, con Micio, praticamente. No, il Gengar, amo. Ma a me mi sembra un gatto. Qua. Oddio, è vero, c'è appena di mezzo in gatto. Arbok. Arbok, come stia bruciando? Tipo veleno, l'acciaio non ha effetto. Però è sempre... Cosa ci dico? No, culo. Ah, non flash. Mega Digivolve! Oh mio Dio, che bello! Mega Blastoise, mon! Lo so che tutti ne avete sempre pensato di dirlo, no, l'avete detto. Ma è bellissimo! Guarda che fare di Mizza. Ma è stato forza, oh! No, se fai tipo surf, penso che... Provo nero booster, vediamo, ho preso due punto. Tanto come puoi avvelenare, ma appena paralizzato, scemo! No! Uno sprazzo di vita! Non si paralizza, non fai. No, no, non può. No, quello non lo fa. Io lo forse sì. Antiparalisi. Cura totale che ti fa delle tutti gli effetti di status alterati? Sì, non mi ricordo di lavori della vita, niente. Un tanto da veleno. No, veleno, eh? No. Sì, vabbè. Porca troia, che culo. Che te pare, vabbè, avvelenato non me lo prego, non lo posso attaccare. Quello pure dopo. Ma la cosa bella è che quello c'ha un... Che c'ha un centesimo un di vita. Un PS di vita, guarda, un secco. Cioè, prego. Gelato. Insomma, Weezing. Ok.
cambio manderai, cioè almeno lo psicolo passano. Ma Agatha è tipo spettro. Arbok me lo ricordavo, però si era sempre per. So, Weezing, che cazzo c'entra? Sembra più la Steam Rocket, sembra questa. No, perché come deve essere dato il tipo veleno, non il tipo spettro. Forse spettro, due veleno e due spettro può essere. In teoria di logica adesso lo dovrebbe avere Gastly, Haunter e Gengar, ma no, Gastly no perché è troppo piccolo. Haunter e Gengar. Di solito lei ci aveva due Haunter. Attenzione a noi. Aspetta, guarda. Gengar. Già Gengar. Già, infatti, strano. Nessun altro ci ha mossa a buio. No. Ma che bella sorpresa. Devi dare tutto te stesso adesso. Ti faccio sacrificare, me lo batti, poi ti rifaccio rivitalizzare. Fango bomba attaccato prima lui, niente, ti dà. Che cazzo vuoi? È sempre veleno, quindi la mossa psico gli fa sempre un po' qualcosa. Ma c'è cos'è? Invece è tipo l'acqua. Che troia. Lo sapevo però. Volevo utilizzare più Blastoise. Il prossimo altro. Golbat. Golbat ci aveva lei, ecco che c'era il posto di Weezing. Ma può essere che prima c'era 4 e adesso su 5. Ma no, ce l'hanno tutti i tempi. Non ce l'hanno qua. Forse ce l'hanno qua. Sì, tutti. No, 5, perché sì, 5 ce l'avevano. Tutti 5 il campione 3. Aspetta, il prossimo. Gengar, altro Gengar. E non c'è due, non c'ha Hunter. Forse che l'ha evoluti nel tempo. Nel tempo? Così. Beh, 20 anni circa, eh. Ci vabbè. Beh, te giri, che metti in quei tubi. Vabbè, voglio sapere che cazzo c'era perché mi ricordo quello se di gira altri. Piano piano 10.008 sali dei soldi sì. Poi hai vinto, ora capisco cosa ha visto in te quel vecchietto. Se non ho altro da dirti, vai avanti ora e continua. Se diceva quel vecchiaccio era bellissimo. Il prossimo chi è? Il prossimo è il finale di Super 4, è Lance, il potentissimo domatore di te, anzi allenatore. E quindi tu che lo batterai? Che lo posso batterare? Con Dragonite. Gli ho appena apparato Gelo Pum, ma mi massacra subito perché c'era tipo Gyarados nell'inizio. Intanto che, anzi, facciamo così, dato che io sospetto che abbia Gyarados all'inizio, ma di solito non ce l'ha perché non è. Invece Dragonair. Metti. Qua? Dragonair c'ha. C'è. Oddio. Quanto io... è bello! Allora, voglio che compare pure il mio Dragonite. Voglio che compare pure. Il mio Dragonite deve comparire, per Dio. Perché è più bello del suo. Ma non compare. Temper S. Chi? Vabbè. Ah, che gnale. Vabbè. Che? Ti dirò di più. No. Sì, li devo battere tutti con lui. Ma non l'ho ricaricato perfetto. Vabbè. Molto bello Lance, molto bello. Ma è bellissimo. Ciao. No. Sì, ma io sto vestito di merda, ma mi sono accorto adesso. Vabbè, quando gli sto vestito, guarda. E così tu sei Mad Dan. Ho sentito parlare di te. Io sono il capo dei Super 4, Lance, l'allenatore drago. Bellissimo Lance. Come ben saprai, i Pokémon di tipo drago sono creature sacre, quasi leggendarie. Guarda che aspetto. No, poi no. Sono creature leggendarie, tutte belle. Poi vedi sto coso morbido, goffo. Sono difficili da catturare, ma se allenati al meglio possono sconfiggere qualunque avversario. E sono anche incredibilmente resistenti. Le mosse deboli non riescono a scalfire i loro corpi robusti. Cavanza che si ritrova. Quanto è buono. Ma veniamo al dunque. Che ne dici di cominciare questa lotta? No, ma sì, dai.
per caso intenzione di alzare i tacchi e tornare a casa con la coda per le gambe, cominciamo Sta a fa mangiare. sborone. Poi con quel mantello. No, poi sono creature leggendarie, super fighe, no? E poi c'è sta lui bello panciottoso. Quanto è carino. Chi mandi? Seadri, Seadra. Seadri ce l'aveva, ok. Elettro. Seadra, Oh no! essendo drago acqua, posso puntare sul ghiaccio e Wow! basta. Ciao! L'ha appena imparata. Ma gliene va un cazzo, Pici! Drago Pulsar sta usando. Mi fa calcolo. Usa, ti prego, Ma usa non volevo. tuono, solo pugno, ti prego. Perché scusa, all'acqua non è resistente al ghiaccio, a no, quello. Tu a stronzo. Oddio. Amore. Ok, prossimo via. Dragonite contro Dragonite. Due pancettoni. Badaboom! E lo secca, più veloce, più forte, dai Dragonite. E c'è livello Raichu a 70. livello 70. Eevee a livello 62. 72. Charizard. Charizard. Non c'è proprio a che vedere, Ma io scusate. lascio lui, mi faccio menare perché tanto lui è tipo un fuoco volante, quindi io faccio suono pugno o mi spacca il culo lui, ma non me ne frega un cazzo, Charizard. Più veloce, come cazzo? Ha battuto? No. Mi sono mancato poco. E tanto con questo tuono pugno non gli faccio molto. No, invece. Non ho capito. Sono gli altri che dicono c'è l'idea più forte. Charizard è bello, mi piace perché mi piace, non è forte, è bello. Aerodactyl. Aerodactyl mi sa che cambio. Aerodactyl cambio, sì. Non sto messo. Rottile roccia volante. Un Però premio mega valuto? No. no, se solo una volta all'otto. Però Bello. sacrifico per avere, che non so il Pokémon che userà dopo quanta velocità ha, no? Sacrifico per dare un Hyper Potion a Dragonite. Anche se non è una pozione massa, no? Un safrano, palle. Non può fare niente, tipo acqua. Dai, Ah, è carino. Surf è carinissimo perché... forse mi stona però. No, come stonato. Dai, è con surf. Ma quanto è bello che Surf spia e se Si lancia. leva. Poi ci voleva tanto a fargli una tavoletta sotto e poi che saltava. Vai. Prima sarà a livello del 61. Hai combattuto con me? Questo Ah, beh. è. Eccolo, Ah, un ultimo Gyarados. Pokémon Gyarados. Vai, Venusaur, vendicati che non hai combattuto fino a mo'. Sei sicuro? Tanto poi, anche se non lo dovesse battere, sono altri 7 Pokémon. No, lo so, lo so. Venusaur è il primo che si evolve. Azzurro, bianco e blu. Mega assorbimento, poco bomba, terremoto. Quanto è bello con questi cuoricini. Faccio mega evolvere e gli facciamo un fango bomba. Brutto, Ne un po' come mega voluto, non mi ricordo. molta la fame, però. Già brutto adesso, non voluto ancora più brutto. Oddio. Solo un cappellino in più è la cosa che c'ha. La cosa buona è che non so qui, ma nel gioco normale con le abilità magari assorbimento per ricurarmi quello che tu mi hai levato, che è una merda, e muore. E adesso Lanza è perso. Mazza, se avevi due Dragonite non hanno fatti diventare più scarsi. Almeno più equilibrati effettivamente, perché almeno Sei hanno eccezionale, devo ammetterlo, sei più eccezionale. scelte.
Non posso crederci. Guarda che fa di Fiero, cara. No, distrutto. Sì. No, guarda, sapevo. Però Fiero di sé, visto. Non posso crederci. Sei riuscito a sconfiggere i miei Pokémon di tipo drago. Medan, ora sei tu il campione della Lega Pokémon. Aspetta. Ti fa la super cazzola lui perché è qua. O meglio, lo sarai. Ma non prima di aver superato l'ultima. Anzi, no, nel gioco ti dice, nel gioco passato ti faceva. Sei tu adesso il campione della Lega Pokémon. Questo te l'avrei voluto dire, ma purtroppo sei arrivato tardi. No! Prima di te è già passato X persona. Devi affrontare un allenatore. Il suo nome è? Del coso. Professor Rock. Allora, lui che ti viene. E là, Mad Dan, complimenti per la tua vittoria contro Lenz. Che c'è? Cos'è quella faccia sorpresa? È arrivato al momento giusto, professore. Mad Dan, l'allenatore che dovrei affrontare, eh? Professor Rock! Non è vero, che cazzo! Ma guarda pure lui che faccetta! direi. No, mi sono rimasto male pure io. E se allora l'hanno fatta. No, è l'amico tuo. Eh sì, è così, infatti è sempre lui che ti è arrivato prima di te. E Sebastian, lui è riuscito a battere i Super 4 prima di te. Quindi in realtà è lui il campione in carica della Lega Pokémon. Esatto. Fino ad ora gli allenatori che riuscivano a battere i Super 4 ricevevano semplicemente il titolo di campione o campionessa. Ma da questa volta il campione entrerà ufficialmente a far parte della Lega Pokémon. Il professore è qui per eseguire. Per seguire in prima persona la nascita del nuovo campione. Matt o Sebastian. Mi sembra giusto che sia uno di voi due. D'altronde siete stati voi a dare una lezione al team Rocket. Tu non stai facendo un cazzo, merda. È giunto il momento della lotta finale. Vai, affronta il tuo destino. Sì, ma Sebastian che c'ha? C'ha Raichu? No, ma è bello, amore. È che quello che avevano detto loro, poi dopo non succede perché tu effettivamente batti la Lega Pokémon e tu non diventi il campione che resta lì, tu te ne vai a fare un in giro, non va bene. Vabbè. Io volevo un posto fisso almeno qui dentro. Almeno dentro il gioco. Manco dentro il gioco per indeterminare. Fanculo. Siamo pronti. Allora, Sebastian... C'ha Raichu. PG8, che ha fatto di volte un PG18, c'ha Cubone. Se no c'è Rob Marowak. Vabbè, io mando Raichu col primo. Ma sì. No, tra l'altro poi vincere facile proprio la... Ma che bello, che posso dire? Ti piace a me. La camminata. No, volevo fare la camminata finale. Mi piace tanto lui. Ma proprio da... Sembra indemoniato. 4. Tac in testa. Ah no, ok. Così. Ah no. Medan. Non sai quanto... Cazzo, mi sono dimenticato di cambiarmi di nuovo! Porca me... Medan, non sai quanto sono contento di vederti. Sono riuscito a battere 2x4 e sono finalmente diventato campione. Immagino che il professore ti abbia già detto tutto. D'ora in poi il campione sarà parte integrante della Lega Pokémon. Il che significa che dovrà lottare contro un sacco di allenatori. Ma siamo solo noi due che abbiamo fatto tutta questa cosa fino a qua, te lo dico... Il mio primo avversario sia tu. Il mio primo avversario sia tu, appunto. Ti specifica che siamo solo noi. Tu sei l'unico che voglio battere davvero. Ok. Più di chiunque altro. Madonna mia, che affiatamento che c'hai. Sai, questa lotta a stabilire chi merita il titolo di campione. Sei pronto, Mad Dan? Comincia. Allora, io ti ho battuto per tutta la saga. Se tu mi batti adesso, vinci. Ma che è questa cosa? Ma infatti, ma che è? Ah, perché ti batto a occhi chiusi? Ah, se stai parlando... PG8. Sapevo che usava PG8. Vai! Raichu! Ma che livello sto? Io sono a che livello 60 e qualcosa. 56! Niente, ti piace vincere facile? Ponzi, pupo. L'ha fatto Mega Evolvere! No, ti sfrutti già la mega evoluzione all'inizio. Un attacchino. Fammi un attacco rapido. Sì. E lui è campione della Lega. Per morire così. Ha fatto mega evolvere PG8. Un attacco rapido. Vai le Bloom. Charizard. Dai, Charizard. Fai qualcosa. Non ce lo fai Mega Evolve con lanciafiamme, ti prego. No, lui allora, Mega Evoluto. Lo vuoi nero o lo vuoi così? Nero. Non mi devo ricordare qual è. Aspetta.
Nero, 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 Quello nero blu. e X, eh sì. Ok. Fai un bel lanciafiamme che lo carbonizzi. Dovrebbe essere, speriamo che te lo faccio qualcuno di più. Ah no, Vabbè, sì, è X perché la prima che ho fatto è la X, guarda. Quanto la è Y. bello nero. A me piace più la Y. Mamma mia. È proprio bello. Vai, disintegralo. Ma dai! Sei proprio una merda. Pure Oh. me che hai voluto. Eppure avvelenato. Contro sto Con coso. Stefano, quando era così, li facevamo morire. Facevamo tutte Contro cose sto fungo. a cazzo per farli morire. Ma faccio prana adesso. Dai. Ricarica totale! E io ho fatto prana. Ma dovevo aspettare ricaricato adesso, sono coglione io, però vabbè. Vabbè, mica posso fare il lanciafiamme e rimuore. Teoricamente se non vuoi prima tu. Cioè, No, no, rimuore. meno che non rifare l'altra volta ricarica totale. No, Ah, ok. no, no. La ricarica totale la fanno solo se hanno la vita poca cosa. Sono rari gli allenatori che te la fanno a metà. Spiace. Lui c'ha 6 Pokémon. Sai, io non lo so avvelenati. C'è il singhiozzo, non so Sì. avvelenare. Marowak. È contro Marowak che ci mandiamo. Blastoise. Aspetta, Marowak che tipo roccia? Uno volante ha usato, uno Erba, gli mancherà uno di certo fuoco, che gli mando Blastoise. Pikachu che ha ricevuto raggio, che gli mando Eevee. Marowak che gli mando Venusaur. Se no non li uso tutti, voglio Ah, usarne tutti. ok. Quello è più veloce di me, quindi io un assorbimento lo posso fare, ma non mi metto più spesso. 56 contro 60. Uno, vabbè, però la velocità di Marowak che pensavo. Fuoco Fuoco pugno. Che merda. a lui. Io voglio fare un altro mega assorbimento, tanto per. Quindi per forza mi devo recuperare la cosa che mi levano. Anche io la lascio a lui, la gente. Ciao. Guarda che chiappe che c'ha col Venusaur, c'ha brutte. È una rana, Venusaur. Sì. Una rana gigante con una palma in testa. Anzi, sulla schiena. Rapida. Ci ho detto che Rapidash! c'aveva un po' con fuoco. Adesso. Rapidash, quanto è carino. Ma tu l'hai trovato, Ponita? Ah, Sì, ti prendi da rapido. Ah, è vero, tu non ok. No, io so ancora farlo, dai. No, non. pensavo di Ah, no, salire. no, no. Il campione. Oddio, quanto è bello, Rapidash. Fuoco carica. Bella. Si va a fare contraccolpo. La mossa è buona, ma se io con Giocherai. surf non gli avessi levato tutto, però lui si è levato quel poco, non mi permettete di distruggerlo. Comunque davvero fa più difficile nemmeno prima di arrivare alla Lega che con la Lega stessa. E qua ci mando Eevee, perché dobbiamo fare lo scontro, e anzi con Eevee gli faccio pure Eevee impatto, dato che è da un po' che c'ho la cosa di dover far così. Tu toccatini. Lui però l'ha fatto evolvere Pikachu, cioè, tu no. Perché il mio Eevee è speciale, lo dice proprio la cosa. Dai, Quanto sei bravo. Oh. Vai, la Vai, zeppina. Qui vicino. E poi tu ti difendi. Oh, E là c'è un nemico non appena si porca difende. troia. Ma quanto sei carino! Il prossimo chi è? Slowbro! Slowbro, Pokémon di tipo acqua e Dragonite, mi dispiace, ti è capitato il peggiore. Slowbro! Ma Slowbro è quello che. Oh, Ma lo voglio! Quello che c'ha il coso in testa! quello c'è dietro. Quello è Slow As King, ma è della ah, serie ok! Pokémon Ma che faccia una sveglia che c'ha! Pokémon di tipo acqua ti ha scelto per davvero il peggiore. Cosa gira il psichico? E
la Lega finisse qui. Quanto è carino, si gira. Quanti soldi ci dai? Vai. Mi arrendo, devo ammetterlo, Madden. Sei l'allenatore più forte al mondo. 13.680. Guarda che sorrisino. Infatti. Sono arrivato proprio come campione. Madden, d'ora in poi sarai tu il nuovo campione. E io avevo un nuovo obiettivo, riconquistare il titolo. Madden. E poi qua mi notano a vedere che lui è arrivato prima. Invece nel coso vecchio arrivava proprio quando tu vincevi contro di Blu. E quindi Blu rosicava due volte perché neanche lui aveva avuto le congratulazioni di nessuno. Finalmente ce l'hai fatta. Sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Congratulazioni. Come sei cresciuto da quando sei partito assieme a Eevee per completare il Pokédex. E ora Madden sei diventato un allenatore di primo ordine. E congratulazioni anche a te, Sebastian. Ti sei impegnato fino alla fine senza darti mai per vinto. Ben fatto. Però ti preoccupi un po' troppo per i tuoi Pokémon e per Madden. E forse è stato proprio questo a costarti la vittoria. Ad ogni modo, vi siete fatti entrambi... Ah, quindi mi sta dicendo che io ho vinto perché me ne frego, me ne sbatto il cazzo dei miei Pokémon? Grazie, professore. Madden, questa vittoria non è stata soltanto merito tuo, ma anche della tua squadra, lo sai, vero? Il legame che ti unisce ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Bene, Madden, vieni con me. Pensa un po', queste parole le dice pure uno che forse li ha pure trattati male i Pokémon, no? Eevee non gli dava le carezze, lo vedo. A goda. Congratulazioni, Madden. Questa è la sala d'onore. Qui, di generazione in generazione, vengono consacrati gli allenatori e i Pokémon che si sono distinti per il loro valore. Avere il proprio nome immortalato in questo luogo è un grandissimo onore per un allenatore. Madden, hai lottato strenuamente per diventare il campione della Lega Pokémon. Congratulazioni. Il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon verranno acclamati per l'eternità. Stampa finale parole. E se parte. Complimenti per l'ingresso nella sala d'onore. Eevee, livello 62. Molto buono. Raichu, livello 70. Molto carino. Dragonite, livello 62. Blastoise, livello 61. Venusaur, livello 61. E Charizard. Livello 60. Complimenti per l'ingresso nella sala d'onore. Perché c'era pure Charizard? Ma è reale questa cosa? In che senso? Devo spingere qualcosa? Non lo so, corre. No! Non mi dico ho saltato qualcosa. No. Finito! Come dettaglio, vero? No. Non l'ho fatto. Quando incontri i primi nostri Eevee. Non me lo fanno vedere. È sparito per un attimo quello, quello è... Oh. E io parto. Quando ti batti il 5 conigli. Anzi, il coda sì. Poi sparisce e poi tanto ritorna. Uh-huh. Ah no, perché sono tutte le varie città. Questa è Azzurropoli. No, è il centro commerciale. È Azzurropoli. Ah. Non è Azzurropoli, c'è tutto Azzurropoli. O Zafferanopoli. Sarà Faranopoli, sarà Slip SPA. Questa è quella della so- No? No, questa è Azzurropoli, quella prima è Zafferanopoli, è la Slip SPA. Quello è il casino. Oddio, qua rispetto. È bellissimo. A Lavandonia. Questa è Lavandonia? Questa è Lavandonia, sì. Adore Pokémon.
Dai, finito questo andiamo già direttamente a catturare il mio. Oddio no, pizza vero, se no, signora non ce la facciamo. Dove sta il mio però? Devo andare a sto. Aia. Scusa? Aranciopoli. Aranciopoli? Questo. Mi tu sta giuro. Ma dove effettivamente? Mezzo al prato? Sta nella grotta. Non so se ci ha fatto caso, quando tu entri a Azzurropoli, in alto ti vedi un omino, le gambe di un omino. Certo. Vabbè, no, quando vuoi. Vedi, tu non vedi. Magari. Ma forse poi si sta una bella torta, guarda, se fanno quello che penso. Diventa gioco dell'anno, no? Dell'anno. Del secolo, no, perché non so. Sei la mia vittoria. Tu Giovanni. Ma il mio Ivi era vestito, non era così. Un'immagine random, mi ha fatta a cavolo, eh. Che carino Ivi vestito col cappellino. Vabbè. Ma se non era vestito così. No, è vestito come il pupazzetto. È un'altra persona. Che taglio Ivi? Oh, carino. Ma diciamo che Kibi più carino lui, Ivi mi piace più. Dai, su, su. Andiamo in flip, dai, siamo alla. Eccolo! Non era la tovaglia. Oh, sto tornando a casa da mamma! Di? I fiori. Non sei fiori. Ora abbandona. Eh? Ha preso i fiori per la mamma. Ci ha dovuto pensare Ivi. Sì. Beh, la madre ce l'ha fuori casa, dice, lui pensa di essere piena da solo. Quindi. Se però c'è quello, ma devi vedere. Oh! E qui è un regalo per te. E vabbè! Un piccolo mazzo di fiori composto con cura e amore per un allenatore unico al mondo. Ah, non era per la mamma, era per me! Era per te! Niente, mamma è bistrattata. Ma anche tua madre. Infatti questi sei due colori di pelle diversi. Oh, papà era proprio. C'è una mia da parte di Sebastian. Ciao, ah, sì, 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 è quella sempre. No! È quella di. Ah, se fa la stessa! Sì. Ta manda una nuova che ha perso, no? È di nuovo lui. Aia! Aiuto, se ricomincia! È un loop! So che mi senti, sto salendo. Oddio! Il loop. Veglia campione di canto, il mattino all'oro in bocca, e non ti dico che altro c'è. Spero che tu non ti sia affezionato troppo a quel titolo, perché prima o poi arriverà il sottoscritto a soffiartelo. Piuttosto, hai sentito cosa si dice lì in giro per Dan? No. Pare che sia stato avvistato un poco incredibilmente potente. Che Pokémon è? Dicono che sia fortissimo e che abbia un aspetto molto particolare. È stato visto nei pressi di Celeste, infatti me. Pare che sia scappato in una grotta che si trova da quelle parti. Una cosa ti incuriosisce, vero? Allora facciamo la gara. Vediamo chi di noi due riuscirà a catturarlo per primo. Che palle! Amico nemico proprio. Più amico. Vabbè, che è un nemico. Rivale, non è un nemico, è un rivale. Ciao, ciao madre! Ma Dan, vedo che te la stai davvero spostando e sei sempre la stessa cosa. Sono tornato. Madre, ho vinto! Che cazzo a lei? Ciao, ma camminato male. Ora che sei diventato campione, il mondo non ha più segreti per te. Adesso puoi saltare in groppa a Charizard, Aerodactyl, Dragonite e volare in alto nel cielo. Prima di andare in giro per il mondo, stammi un attimo a sentire. Questa è ti ricordi di me? Sono Billy. Ci siamo visti nel percorso 1. Ho saputo che sei diventato campione. Congratulazioni, un messaggio per te. Qua e là per canto sono apparsi gli esperti. Si tratta di allenatori che hanno dedicato la loro vita a un solo Pokémon. Ti consiglio di sfidare per prima l'esperta Ivi. La puoi trovare lungo il la passeggiata Pokémon. Se vuoi saperne di più, basta chiedere. Vero, taglio. Sì, gli esperti lo so, me l'aveva detto. Devo scendere un attimo, devo parlare con. Sei bellissimo, ma devo parlare con.
Non ho capito che era successo. Vabbè, dovevo. Dove scende? Su sopra casa. Ma se io adesso mi trovo da qua. No, non credo. Però non posso andare di qua. Non posso girare così. Meravigliosa. No. Che bello. Volare con dragonite. Bello. Perché là no. Smeraldopoli. Oh. Oddio. Posso proprio girare per tutto. No. Se fai pure questa cosa ti amo. No. No! No! Non puoi cascare così! Vabbè, non ti posso variare per tutto. Per velocizzarti. Bambino. Questo è esperto di Paras. Ah, c'è nel cosetto. Vedete? Infatti a Bosco Smeraldo non ci posso passare in questo modo. Come fai a scendere? Non mi ha così l'esperto là. Ti pigi! È un esperto di uccelli. If you know what I mean. Tangela mi serve. Dai. Olè, madonna, subito. Niente. Excel. La serie 2? Sì. Mi finita la Lega. Adesso pure 15:43. Cioè, io secondo me ci potremmo pure fermare e domani mi catto proprio tutto. Non ho letto la cosa. Fucca la pigliera. Scappa la ticket. Scappa dalla ticket. Allora. Mi perde, perché te seguono? Dai. Poi tu resti lì, hanno tutte le mani. Ma è normale, amore. Te dite di slow però. Ah, quindi ti dovessi rigirare tutta la mappa. Bella Smanjuts, buonasera. Ti sei perso la mia vittoria alla Lega Pokémon. E purtroppo ti stai beccando uno spoilerone. Sì. Però dai, è un bello spoiler però. Sì. Madre, quanto è bello. Poi me l'avevo fatto pure io. L'esperta di Oddish addirittura. Oddish. Carino. Senti, devi scendere. Ah, l'esperta. Però io posso incontrarlo lui. Perché tu. Oh, dai. Che sta cosa? Ah, tu non ci sei per questo non vuoi. No, ok, vai. Mettiamo tanto per. Oh, taglio d'ombra. Questo mega panzerone. Ma stai a girare buffo? Sì. Veramente bello per dire. Ma aspetta. Scendi. Vado qua. Oddio, stai in volo! Batte forte il cuore per l'emozione. Muore di infarto 3-2. No, muore. Subito dopo muore di infarto. Ma perché? Mi ha letto dall'emozione. Ah, là dietro lo dici? Sì, sì.
Vai, vai. Guarda, se ne va con tutto. Tutto dragonite. No. Poli rock. Va bene, joystick. Joystick. Ferma di joystick. Ok. Camminare sull'acqua. Volare sull'acqua. Dominghia vai. E qui è la grotta dove si sarà dragonite. Entraci. E ti dragonite, mio tu. Ah, dove mi ha detto che stava l'allenatrice di Ivy? Percorso in... percorso? Percorso quello del... ci posso andare adesso a prenderlo? Teoricamente, boh, ci andiamo. No! No! Quello dragonite. Arbok. Non devo ricordare dove era quella di Ivy. Questo è il mio fa giro per tutta scusa, la vita. Ma lui è in mezzo là per il Goldak. Sì. Questa è proprio nascosta qua per giro. Madre. Non ho capito se l'esperto lo devo affrontare col suo stesso poco. Che te ridi? Questi sono inquietanti, ma non stanno così. Devi riparlare con ragazzino per saperlo. Vai, vai. Carino sul serio. Oppla là. C'è gente che gioca proprio per catturarli, io per schivarli. No? Ciao. Ma Giuzio, domani ci devi farci una chiacchierata sulle cose che ci dobbiamo dire? Sono i maestri e gli esperti di quel Pokémon. Cioè, per esempio, quella che c'ha Goldak, che ho fatto vedere prima questa qui. Della puttana sto joystick di merda, quella che sta qui sotto non si vede. Ok, domani pomeriggio la parliamo un po', che almeno ci mettiamo d'accordo. Che ci sta? Pippi Max. Dicevo, sono gli esperti. Ma di quel è? Tipo di Pokémon. Perché sento l'interferenza del telefono? Lo devo buttare via? No, no, il mio, il tuo no, non lo perderei mai, anche perché sarà il mio prossimo telefono. Questa è la grotta dove si incontra. Che bella! Vai. Non mi va di farla adesso. Che bella! Ah, non lo sì, fa. Sì, c'era vicino là. Adesso andiamo a affrontare l'esperta di Pokémon. Ma devi tornare a... Non so. A dove cazzo vivi? Bianchiavilla? Oddio! Vuole giocare ancora con Sebastian? Ma Sebastian sta dall'altra parte del creato! Che gli vuoi spaccare il culo, di la verità. Con questi occhioni da cerbiatta. Ma la tua è femmina, è femmina o maschio? La mia è femmina. Ma è maschio. Davvero? Va. Quando cazzo vivi, Biancavilla? Quindi è maschio il tuo Ivy. Sì. Cosa vuoi sapere su... Cosa vuoi sapere su... Dove cazzo trovarli? Parlami dei loro... Chi sono? Come faccio a sfidarli? Come faccio a sfidarli? Ti basterà avere... lo stesso Pokémon allenato da un esperto per poterlo affrontare. Ricorda però, in queste sfide non è ammesso l'uso di strumenti. Si lotta solo sulla base dell'effettiva forza dei Pokémon. Se vinci, ti aggiudichi il titolo dell'avversario. Sì, ma non mi ricordo. Brutto dove bambino di mente, dici dove cazzo sta. A me mi ricordo che era tipo il percorso quello là. Ah no, la passeggiata Pokémon. Non so dove. È vero, no, lo dovremmo fare sul cartone animato, non tanto sul gioco. Madre. Prendi l'episodio 1 di Pokémon. Ma certe bestemmie direi, guarda. Ivy lo facciamo napoletano. Madre. Uè uè. Uè uè. Uè uè. Uè. Oh mio Dio, dove cazzo non la sta la cosa? La passeggiata. Aspetta. 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 E svola. E se vola. Perché? Sei più basso dell'edificio. E io ci posso. No, non mi dici che non sono andato a chiudermi dove. No, mi sono andato a chiudere a fanculo.
allumini mortali. No, dai. Dai, è più alto, solo che c'ha il pancione, però non vuol dire che non ci può passare. Che passa, sopra. Non vola a una certa altezza. Quanto sei bello, così pancione. Mi sembra di vedere qualcosa svolazzare per là. Cosa di volatile. Come Dragonite porta se stesso in giro con quel pancione, con quelle ali, lo sa solo lui. Mamma mia, quanto è dolce con la sua pucciosità e l'ardosità. C'era la frase che diceva il corpo di Dragonite non è fatto, però non era per Dragonite ma era per un altro coso. Allenatore di uccelli là. Il corpo di Dragonite non è fatto per volare, ecco, ma lui se ne sbatte e vola lo stesso. Come i polli, come le galline, che uno dice la gallina nel suo... non vola, però. No, non vola, però nel senso il suo coso vorrebbe volare. Sì, però c'era una cosa che diceva di un animale, diceva lui non può volare, però se ne frega e vola lo stesso, però non mi ricordo. Lo struzzo vuole volare, però non vola. Non famo i filosofi tra noi. No. Io sono un'esperta Ivy. Il mio sogno è catturare l'esemplare di Ivy più forte. Ma ci pensa a prova, stronzetta. Vedo che è un Ivy bello forte con te. Il più nuovo te. No. Che ne dici di farlo lottare contro il mio Ivy? Sì. Oddio. Vediamo quale tra i due Ivy. No, Ivy, sai, però tu non ci sei ancora passato. No. È il più forte, vai. Ma partire. C'è pure Flareon, quindi devo da qualche parte lì. E c'è Azzurropoli, ma non ti cambia la natura del tuo Pokémon, ti cambia la natura dei Pokémon che puoi trovare. E la devi pagare tipo 10.000 poche dollari. Sta bene là per me. Parte la sfida di Aoi. In che senso la natura? I Pokémon, le abilità quelle speciali. Sei brutto! Le abilità quelle speciali che tu vedi e... lui vede... 75! Porca troia! Porca di quella troia! Non c'ho manco una mossa... vabbè, mosso, vai. Ma che vero sei io. Porco... Tentena, toccatore, mi spacca il culo. Sì, ma l'altro mi massacra. Guarda dove le mani. Contraccolpo. Sembra giù di morale, cucciolo. Posso. Bolla Slurp che mi riculo, ma tanto dopo lui mi rifà il doppiatore e mi massacra. Dicevo, la potenza che hanno i Pokémon, tipo più in attacco, più in difesa. Più in attacco, più in difesa, più da una parte, più da un'altra. E te la dà anche la natura. Quindi lui è tipo normale per dirti. No, la natura, questa cosa è pazzesca. Lo sapevo. Il mio Eevee è più forte di tutti. Grazie al cazzo, stronza. 85, ma fammi arrivare solo al 70. Brutta puttana di merda. Oh, calma con i toni, Abbassiamo i toni. Sì, ho visto, devi fare la chain di 31, andare da lei e sperare che quello che prendi dopo sia potenziale eccellente con natura che vuoi. Sono stati un po' stronzi, Beh, oddio, non tanto, perché tu così te lo puoi scegliere. Di solito è sempre casuale la natura. Quindi, da una parte, però il prezzo è alto. Allora io, che volevo fare io? Ah, ti devo far vedere a te qual era la natura. La natura è questa, natura fiacca. La natura fiacca, ipoteticamente io non ne so di queste cose, ma qua in questo caso no, però ti potenzia, per esempio, PS e velocità, attacco speciale. Chissà il mio Eevee com'è? È tutto stellare così, più forte. È sempre fiacco? No, è stellare, non so. Ah. Per esempio la tua è schiva. È schiva. È Shiva e lui ha PS molti, attacco molto, difesa normale. Così? Ah, ok. Chissà il mio com'è? La mia piccola Eevee. Perché non ho. L'allenatore No, io i soldi. Mo ti faccio vedere. Dove ti vedono i soldi? Forse a borsa. Io i soldi sono 192.000, ma ero a 216.000 e li ho spesi un po' per prendermi i rimedi per fronteggiare. Sì, a parte c'è cioè, tipo 10.000 pepite che vengono 10.000 l'una. Ah, c'ho 6 grandi perla, 2 perle, 10 pepite. Sì, sai quanto? Sacco d'argento non so qua dove lo uso, però. Cioè no. Il gessetto pure mi sa che è da usare per piccola pietra,
La cotta succede la sanità del seguito. Se tu vendi tutto, pezzo di stella pure prima bella poi vende, mo non so quant'è. Prima bella mi sembra poco. Pure. Orecchino che è? Boh. Ma io non so, bouquet. Un piccolo mazzo di fiori composto con. Sì, ma dove lo metti? Perché lo sposta? Te lo dico io. Allora, la cosa è questa. Accarezziamo Ivi. A prescindere. Soffia via un po' di lanugine. Che mi sarà fatta la lanugine addosso. La natura, se guardi il grafico, alza una rossa e una blu. Esempio, se è timido, ha grande velocità e poco attacco fisico. Il grafico invece grande in base al potenziale, non alla natura. Ok, vabbè. Non è che ne so tanto esperto, sapevo grandi linee. Grazie che mai. Adesso, la cosa è questa. Batte questi qua stronzi? No, perché questa perdita sicuramente c'ha tipo a livello 200.000 tipo, no? No, vabbè, c'era sempre a livello 75. Oddio, vapore, quanto è bello. Ma Flyron sta più avanti, penso. C'è Flyron? Lo sta. Oddio! Madonna. Io andrei tanto per a vedere tutta sta roba che c'hai. Tanto no. Per. Tanto per perdere tempo. Più. Caramella, ah, c'è le caramelle. Vedi un po' se c'è le caramelle, Ivi. Ah, ce n'è 19. Io le ho usate tutte. Pure le caramelle rare. Il problema è che lo potenzia, non ti alza il livello, però. No, la potenza che sì. È più importante la potenza. Guarda, ci riprovo con solo poco potenziale in più. Ci no, non gli fai niente. Vuoi vedere? Diventi immortale. Porca vacca. Ivi, contente, anche se lui è 75 ti fa doppio coda e ti leva l'anima. Ma noi ce la dobbiamo fare, perché noi abbiamo iniziato male prima. Perché io noi metto. Dobbiamo fare elettro zap e paralizzarlo. Giusto? Paralizzarlo. Arasmisce che mi fa schermo luce che non mi serve a un cazzo. Prova ad Aura Smush. Lui è paralizzato per un altro. Scusa se gli attacchi. Non può agire. Vabbè, tu prima di tutto non esultare. Ma ha vinto. Ma mo dico, anche se mi attacca non mi uccide perché è paralizzato. È paralizzato. E abbiamo vinto. E tossisci. Crepa. Grazie. Pure lo però mi dispiace, ma lei è una stronza. Con quel broncino. Pazzesco, il tuo Eevee è davvero troppo forte. Se c'è qualcuno che si merita il titolo di esperto Eevee. Sì, ma tu ti meriti tutte le cose, ma effettivamente ho ottenuto. Diciamo, no? Che ci fai? A lei si dovrebbe levare. Una cosa è sicura, siamo entrambi dei veri appassionati di Eevee. Torna presto a lottare con me e aspetta. Oddio, è il prossimo è 80. No. Sì, ma io sono adesso esperto di Eevee. Che cosa è cambiato nella mia vita? Niente. Non c'è neanche l'attestato, niente. L'attestato della Regione Lazio. La Regione Biancavilla. La Regione Biancavilla. Anzi, della Lega, che attesta che tu sei un grandissimo allenatore Pokémon. Ed è di Eevee. Sono esperto Eevee, mi metto il berretto io. Ma io ho l'attestato di Eevee, ma. Dove? Non lo so. Luce della borsa, riconoscimenti, che è? È un giorno come gli altri, solo un po' di meno di me. Ma è vero! Vai un attimo a borsa. Dove è borsa, ok. Dov'è borsa? Come non lo sai? Che sa? Altre cose. Tasca di me, porto è. No, tasca non cattura. Non c'è. Ah, e Desmangius è qua. Comunicazione. Gioca con altri allenatori.
Io qua posso mettere giocatori vicini tramite comunicazione locale, giocatori lontani tramite internet. Ma mi si connetta a internet. E qua posso fare lo scambio in link. Lotta in singolo e lotta in doppio. Per fare la lotta devi mettere questo qui, quindi non credo che ci sarà l'online. Devi sempre fare con un amico a cui gli dici: guarda, inserisci questi qui e facciamo contro. Ne scegli tre e lui deve scegliere quei tre e si fa contro. Tutti C'è anche la starter. doppia in doppio, però è doppio io contro di te e due contro due. Sì, ma sono i Pokémon starter. Sì, è così. Vabbè, sono segnalini così, non so i Pokémon devi usare tu Ah, contro di te. ok. Giorgio. Sì, ma io non mi rendo conto neanche di quella che batto, perché quella gli è rimasta ancora in testa. Quello è il problema, che teoricamente gli si dovrebbe... Oddio, Pony, tanto è carino. Gli si Sai, dovrebbe levare, effettivamente. Oh, c'è Wartortle. io da scambiare non ne ho effettivamente, nel senso, tanto io tutto quello che mi potrà mancare qui me lo faccio passare da Pokémon Go, quindi. Ma adesso voglio solo catturare. Però se ti serve di far evolvere quei Pokémon, scambiamoli pure mo. Tanto non c'è niente da fare adesso. A breve avrei finito la live, quindi. No, Pizza. scusa. Scusa, che cos'è quello là sopra? Dai. È un Charizard. Sì. Sali. Oddio! E si cattura. No, raga, dettaglio. E tu non puoi entrare però a catturare con me, che palle. Charizard al livello 9. Livello 9. Sì. Qua al A 78. livello 9. Giusto? Ho letto bene? Quindi. E Ah, PL 78 è una merda. non si va a catturare. Con l'Ultra Ball è pure giallo. Cioè, l'arancione ancora. A Niente. livello 9. Ti prego. Ma lascia sta. Per catturare, questo è uno dei tanti sogni di noi bambini, che noi non prendevamo, per esempio io Bulbasaur, chi Squirtle, chi Tanto Charmin, si fa e non piastrino. potevano catturare gli altri Pokémon starter, noi si cavamo, quindi non Ma sembra che tu si Eevee potrà. ce l'hai? L'hai Sì, l'ho trovato tre, Eevee? l'ho tre. Lo puoi farle evolvere? Sì, infatti poi li farò evolvere. Quindi noi qui adesso, come cosa dopo la Lega, è solo allenare ogni singolo Pokémon per poi affrontare tutti gli esperti Sì, Pokémon. praticamente sì. Che palle. Vabbè, ti. No, io mi farei tutto un bel giro per vedere se riesco a fare il Pokédex. No, la devo leggere. Notare il decadimento del Pokémon. Oh! Guarda in Charizard! Oh mio Dio, vuole lo prendo! Si cattura! Ma è a livello 9! Ma è Ma è una una merda! merda. Che Se non cazzo? si è ammazzato già tanto! Cioè, te pigi, dove cazzo l'hai Cioè, perché a preso? terra sta PG? Io stavo in volo, scemo! Ma è vero. Ma pigi. Ah, pigi. Guarda. Oh, Però tipo Rocket. vorrei far notare una cosa a te, Tesmanjutsu, che ancora non ci sei arrivato. Che cazzo? Ora che Giovanni è sparito, cosa ne sarà del Team Rocket? Ah, smettila di piangerti addosso! Si parla di Giovanni, mica di un capo qualunque. Scommetto che sta già tramando il prossimo malefico piano al sicuro nel suo nascondiglio. Hai ragione, e noi non possiamo starcene qui con le mani in mano. Dobbiamo fare il più possibile per aiutarlo, rubando tutti i Pokémon che troveremo in giro per il mondo. No, miau Ma no. io sto volando. Tu sei quel mocciuto che continua a metterci i bastoni fra le ruote. Ehi, mocciutetto, non te l'ha insegnato nessuno che ascoltare i discorsi degli altri e da maleducati. Non so Maleducati. leggere. Se credi che ti lasceremo andare come se niente Ma fosse, l'hanno sbagli di battuto grosso. 10 milioni di Vabbè, se volte. stanno sempre a livello 75 con l'altra, sono alzi a mani. Il dragonite. Poi.
vabbè, è già stata in due. Vabbè, però tu sapevi quella. La Stralliello 52, amore. Ma si ho visto. Ti prego, fai qualcosa che tipo beccato da due. Ma non ce l'ho. In teoria con lui già dovrei ammazzarlo. No. Oh, quanto è carino si gira. Giomo che ti viene addosso, cazzo. Scusa, ma il bocca che non si è fatto che non ho visto. Dov'è? Dragonite? Cioè, col fischio. Porca troia, che botta. L'ho ammazzato però. Niente, ha prenotato lo start. No, strano. C'è questa cosa che, cioè, io per dirti ho fatto contro, hai messo Arbok prima, ma Arbok non c'è. Vabbè. I video ci vedo, vediamo. La solita è il livello 62. Non capisco, cosa sto sbagliando? Così non vale, vinci sempre tu. Belli. E quelli che divennero buoni, no? Ma come fa un mocciato come te a essere così forte? No! Che hai fatto? Si è dato tutto. Si è dato l'audio. Non ho fatto niente, giuro. Che sia merito del tuo Ivi, è forse lui a darti la forza di lottare? No, si è levato l'audio in generale, vaffanculo, ho fatto che paura, io non ho fatto niente. Ho detto mo che hai fatto, perché hai preso tu quel coso se... Con l'aiuto di Ivy potremmo davvero conquistare il mondo. Che ne dite? Volete entrare a far parte del team Rocket? No. Perché? Io sì. La prima volta ho detto sì. Capisco, beh, sembra proprio che tu che continueremo a essere nemici. Se cambi idea, torna a trovarci. Tieni, prendi questo. È stato fatto a mano da me. Completo Jesse James! Te prego, te prego! No, lo voglio! Oh, cos'è questa sensazione così piacevole? Il pensare che ci siamo scontrati così tante volte, una volta ogni tanto fa anche piacere concludere così in tranquillità. È vero! Team Rocket riparte in tutta calma. No, in tutta calma! È vero! Ci è rimasto in merda! Andiamo! No, prendere il computer di Jesse James. No, è solo per me. Vabbè, un po' tu. No, però lui ti sciolta Jesse James di là. Se mai, mi metti il cappellino. Il Team Rocket. Il Team Rocket. No, problema. Ma vedi un po' tu. Guarda, c'è proprio la cosa. Che carino. Questo. Vedi un po' tu invece. Passa a me bene. Che blu. Perché i capelli di James. Poi se te ce l'hai l'hai viola come cosa. Vabbè. Poi mento non. Però la borsa a me vede troppo la dei Ivy, quindi. E non infatti la borsa rimane. No, quella dei carini. Allora, Desmajuz, ti stavo dicendo una cosa. Dimmi tu a cosa ti assomiglia. Questa cosa qui. Dimmi tu. Aspetto una tua risposta. Ma te sta andando? Sì, un po' di più. Se sei ancora con. Amore, questo coso di erba, cosa ti sembra? Oh, una forma fallica. Ah, buongiorno. Sono però, tutto di spruzzo. No, ma neanche, è andato tipo qualcosa, è successo qualcosa. Cos'è l'acqua? Anche. Ma bello è che ci sta anche qui quello. No, là no, là ce l'ho, non ce l'ho.
C'è sta quello in mezzo. Smaggio ormai non risponde più. Forma fallica con i fiori. Contatto di scappellamento. Oh. Gì, ma che è? Sì, ma è proprio brutti, mamma mia, questo verso. È il verso loro, no? No, è il verso dei Pokémon Go. No, è il verso dei Pokémon. Ah. Quindi, i giochi Pokémon i versi erano così. Vabbè, mezzanotte 11, io direi di fermarci qui. In groppa al nostro Dragonite con il nostro bel vestito di Team Rocket. Marius, se ci sei, ti salutiamo qui, ci sentiamo domani pomeriggio, poi semmai dopo ti scrivo pure un messaggio. E si coccola Ivi come sempre. Ma è che mi chiedo lui. Ivi piacciono molto le decorazioni per il cappello. Ivi è pagato dal gioco per farmi spendere i soldi. Salva e basta ragazzuoli, domani si andrà a catturare Mewtwo. E per questa sera è tutto, buonasera a tutti e ciao, ciao.